Buongiorno. Buongiorno. Ciao Adriana, ciao Antonio, siamo al Panzotto di Roma in via Trionfale 94 e siamo appena tornati dal nostro solito giro alla ricerca di eccellenze alimentari italiane. Questa settimana siamo stati in un paesino del Piemonte, in provincia di Vercelli, che si chiama Colombara. A Colombara c'è la fabbrica più famosa del mondo di riso, fabbrica nel senso che lo lavorano, loro coltivano il riso e poi lo lavorano e lo portano a un'eccellenza particolarmente valida. Lì abbiamo mangiato nel ristorante dell'azienda, dove ci hanno fatto una ricetta che ora andremo a cercare di riprodurre. Per la verità il cuoco sotto banco a noi la ricetta ce l'ha data, per cui ora faremo un risottino al gorgonzola che è spaventoso. E questi sono gli ingredienti. Qui abbiamo un buonissimo brodo vegetale preparato dal nostro chef Antonio. Qui abbiamo del magnifico gorgonzola dolce, un radicchio rosso di Treviso, delle noci, parmigiano reggiano, del burro e naturalmente l'ingrediente più importante, il riso Carnaroli Acquerello, che producono a Colombara in provincia di Vercelli. Adesso mettiamo a tostare il riso, che è invecchiato e non necessita di una particolare tostatura, però noi una cosina nel nostro extravergine d'oliva gliela diamo. Chef Antonio provvede a una delicatissima tostatura alla quale poi andrà aggiunto il nostro brodo. Che fai, lo sfumi un pochino col vino prima? Sì. Sì. Allora adesso, appena è pronta questa leggerissima tostatura, diamo una lievissima sfumatura di vino. Il riso è tostato e Chef Antonio dà una leggerissima sfumatura col vino bianco. Eccotelo lì. Aspettiamo che tutti i vapori dell'alcol evaporino e che la parte dolce del vino vada ad impreziosire il riso. Il riso, il vino sta sfumando e a questo punto cominciamo a mettere lentamente il brodo vegetale. Lo lasciamo andare e quando si asciuga ne aggiungiamo altro finché il riso non sarà cotto a puntino. Su un foglio di carta da forno Adriana fa un cerchio con del parmigiano che deve essere bene asciutto, cioè un parmigiano invecchiato, altrimenti non viene bene, un bellissimo cerchio, vedi, più o meno 30-40 grammi di parmigiano. E adesso questo, così com'è, va nel forno a microonde al massimo della temperatura per circa 30 secondi. Il parmigiano è pronto, l'abbiamo tolto dal forno a microonde e adesso Adriana provvede a creare il piatto per il risotto, che sarà in crosta di parmigiano. Con grande perizia Adriana ha preparato il piatto per il riso. L'ultimo ingrediente è del meraviglioso gorgonzola e adesso, insieme a uno spicchio di burro, Antonio comincia a mantecare con il parmigiano.
che cremina che viene fuori. Non vedo l'ora di effettuare il test. Mamma mia! Ma questo è uno spettacolo! Bello, 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 bello! Magnifico! Ultimo ingrediente che si aggiunge sopra sono le noci, che aggiungeremo una volta impiattato nel meraviglioso piatto che sta preparando Adriana. Questa è l'opera d'arte che ha compiuto Adriana e nella quale Chef Antonio delicatamente versa il riso al gorgonzola. E naturalmente non possiamo esimerci dall'andare a fare un test approfondito, devo dire, perché non basta solo uno, bisogna farne due o tre. Le noci come guarnizione finale e andiamo a mangiare. Ah. Buonissimo questo vino e andiamo ad effettuare un test approfondito. Bisogna assolutamente ringraziare lo chef della Tenuta Acquerello che ci ha dato questa ricetta meravigliosa. Per cui a questo punto, come al solito, le opzioni sono solo due. O prendete una Alitalia e andate a Torino, prendete il treno da Torino e andate a Vercelli, prendete una macchina e andate nel paesino chiamato Colombara e lì chiedete della Tenuta Acquerello. O se per caso vi fosse più semplice, venite a gustarlo al Panzotto di Roma in via Trionfale 94.